Buongiorno, abbiamo qui con noi al centro studio di Città di Orvieto il professor Tim De Noble, che è del College di Architettura e di Design della Kansas State University, un'università che ha già una lunga esperienza a Orvieto e che ha in animo di proseguirla. Chiediamo al professor De Noble innanzitutto qual è la sua esperienza già acquisita rispetto ad Orvieto. What do you think about your experience in Orvieto in past years? Well, for the past 8 years our students have come to Orvieto. We are a large college. I'm dean of the college. We have 750 students in our college. They come here in the fourth year of their study from architecture, landscape architecture, regional and community planning, interior architecture, and product design. The experience has been incredible. So fine. We feel our host, Centro Studi, have been that we are doubling the number of students that we're sending here this coming spring. We'll have about 34 students arriving in January, and we are consolidating our Italian experiences to Orvieto because it's been such a wonderful experience and beautiful city as host to our students. Thank you very much, Serena. L'esperienza che il College of Architecture, Planning and Design ha avuto ad Orvieto è sicuramente un'esperienza positiva che dura ormai da 8 anni. Il Dean del College è entusiasta di quello che Orvieto offre agli studenti e di quello che il centro studi riesce ad offrire appunto agli studenti. Si tratta di un college che conta 750 studenti e fino a questo momento sono venuti ogni anno per lo spring semester, e stiamo raddoppiando il numero degli studenti. A gennaio ne avremo addirittura 34, perché il college ha deciso di mantenere in Italia un unico programma e ha scelto Orvieto come sede di questo programma. Grazie. E ora chiediamo quali sono i piani per il futuro. What do you plan for your future in Orvieto? Well, I can't quite move here myself yet, but I would love to. I think that we'll continue to bring, you know, really probably 30 plus students from our college, maybe in the future even more. I think that it's important to realize that our college is part of a university of 24,000 students, and that I am constantly talking to the other colleges, administrators of the colleges in our university, to try to increase their programs offerings, perhaps through Centro Studi here as well. So this could be from our colleges of arts and sciences or from our college of business as well. So I think that on the one hand, we will at least have an increase in the number of students within our own college, but also probably from the university as a whole. And in the future, frankly, I would also like to be here not just in the spring, but year round, particularly in the fall and spring. So I think we're looking at ways of helping our students come both semesters, not just the spring semester. Quindi i piani futuri che ha in mente il college è sicuramente di rafforzare il numero degli studenti che attualmente vengono ad Orvieto per lo spring semester, e anche il tentativo di aggiungere un ulteriore semestre, che potrebbe essere il fall a questo punto, in modo da avere una presenza degli studenti per tutto l'arco dell'anno. Inoltre, come dean, team è in contatto chiaramente con i dean degli altri college della Kansas State University, e quindi questo potrebbe dar luogo a sviluppi che potrebbero portare ulteriori college a decidere di scegliere Orvieto come sede dei loro corsi di studio.
E quindi l'obiettivo principale è quello sicuramente di stabilire ad Orvieto, e in collaborazione con il Centro Studi, una tappa fissa della carriera universitaria degli studenti americani. Grazie e buon soggiorno a Orvieto. Oh, grazie, è veramente un bel posto, mi piace molto, e grazie per having me here.